Continuiamo ad applicare i minimi quadrati a problemi man mano più complessi. Qui ne abbiamo uno veramente ricco di variabili che mi consente di illustrarvi anche la capacità di questo metodo di gestire più in realtà parametri in ingresso e più variabili in ingresso, perché non è detto che le nostre funzioni phi debbano dipendere da un'unica variabile, ma possono dipendere da un vettore di variabili. Ipotizziamo di avere un provino metallico che viene sollecitato con diversi carichi a diverse temperature per valutarne la rigidezza. Il modello che ho proposto non è più quello semplice di prima della sola legge di Hooke, ma è molto più complesso: la lunghezza iniziale del zero, più la forza fratto la cappa elastica, più una costante per la temperatura, più un'altra costante per il quadrato della forza, più un'altra costante per il quadrato della temperatura. Tutto perché voglio ipotizzare relazioni molto diverse. Ho la temperatura, la forza e la lunghezza. Già qui notiamo che in realtà la nostra x adesso è formata da questa composizione, mentre la nostra y rimane la lunghezza. Devo determinare quale parametro sia rilevante e proporre e caratterizzare un modello per la lunghezza del provino. Ovviamente, perché ho ipotizzato un andamento quadratico della forza? Perché andando a plottare la lunghezza per la forza vedo una bellissima parabola. Se lo plotto invece in temperatura, vedo in realtà due rette, ipotizzo una qualche variabilità anche lì al quadrato. Il modello è quello scritto nel lucido e vediamo di applicarlo anche qui, di applicare anche qui un minimo di testa per andare a creare l'insieme delle φ che descrive il fenomeno. Ok, proviamo allora ad applicare la nostra legge, ipotizzando di dover determinare quindi di nuovo la lunghezza L partendo da L0 più F su K più C per T più D per F quadro più, mi pareva avessimo chiamato F, solo per non confonderlo con la E di errore, T quadro. Anche qui la procedura è abbastanza facile. Le variabili libere sono f e t. Quindi abbiamo φ0 di ft uguale 1, φ1 di ft uguale ad f, φ2 di ft uguale a t, φ3 di ft uguale a F quadro, φ4 di Ft uguale a T4, ce ne aggiungiamo un'altra così per sfizio, più G per F per T, φ5 di Ft, Ft. Questo è solo per farvi vedere che effettivamente possiamo anche combinare parametri. Quindi alfa 0 sarà L0, alfa 1 sarà 1 su K, alfa 2 sarà C, alfa 3 sarà D, alfa 4 è F e alfa 5 è G. Bon. Non parto neanche con l'ortogonalizzazione, la evito direttamente, uso brutalmente il calcolo matriciale. Vado direttamente a calcolare la mia matrice A che è pari a B trasposta per B, la mia matrice G che è B trasposta per Y, dopodiché calcolerò i miei alfa come A alla meno 1 per G e C alfa alfa come sigma 0 quadro per A alla meno 1. E avrò tutto quello che mi serve con due rapidi conti. Passiamo a svolgere la risoluzione su Excel. Esercizio 8. Abbiamo già tutti i nostri parametri, abbiamo solamente bisogno di calcolare i nostri φ.
F0, F1, F2, eccetera, eccetera. Abbiamo non di troppo, F5. F0 è 1, F1 è la forza, F2 è la temperatura, F3 è la forza al quadrato, F4 è la temperatura al quadrato, F5 abbiamo detto è la temperatura per la forza. E la nostra y sarà sempre uguale alla lunghezza. Ora, capite anche voi che il numero di punti sta iniziando a diventare scarso rispetto al numero di parametri. Date sempre un occhio a m numero di punti, in questo caso e n numero di parametri. I gradi di libertà residui sono 11 meno 6. Attenzione perché abbiamo un numero molto molto basso di gradi di libertà. Proviamo a risolvere, come al solito il nostro problema con le matrici di servizio. In questo caso abbiamo una 6x6. Oppure in realtà potremmo provare anche un altro tipo di approccio, un po' più semplice, chiedere una regressione lineare direttamente ad Excel. Quindi regressione lineare, dicendo che la y nota è questa, che la x nota è tutta questa matrice. Attenzione, non sto facendo la semplice regressione lineare di Excel, gli sto dando in pasto volutamente come x l'intera base beta che ho calcolato, l'intera base b che ho calcolato. Gli chiedo di non calcolare la costante, quindi non aggiungermi lui una colonna tutto di 1 perché l'ho già fatto io, e di fornirmi tutte le informazioni statistiche. Ctrl maiuscolo, invio. Ed ecco qua tutto quello che ci serve. Allora, qui abbiamo tutto quello che ci serve, ma è di difficile comprensione. Qua abbiamo tutti i parametri. In che ordine? Attenzione, Excel, per qualche strano motivo, me li ordina al contrario, con alfa 0 a destra. Sotto cosa abbiamo? Già calcolate le sigma dei parametri. Dopodiché, che cosa abbiamo? Qua abbiamo R quadro, il coefficiente che ci spiega quale frazione della varianza complessiva è stata spiegata. Qua sotto troviamo un 5, che riconosciamo subito
come il numero dei gradi di libertà. Gli altri parametri sono quelli che effettivamente vanno a spiegarci il nostro risultato in termini di incertezza. Allora, sigma 0 quadro è abbastanza criptico, ma è qua. Tra l'altro dovrebbe essere espresso come sigma 0 senza essere elevato al quadrato. Qua invece abbiamo un parametro aggiuntivo, la f di Fisher. Lasciamo perdere al momento gli altri. Controprova, vogliamo calcolare se effettivamente riusciamo a estrarre da questa valutazione sintetica tutto quello che ci serve. Y teorica è l'errore. Y teorica è ottenuta. Qui diventa un po' più complicato perché mi tocca invertirlo. Alfa 0 per fi 0' più alfa 1 per fi 1 più alfa 2 per fi 2 più alfa 3 per fi 3 più alfa 4 per fi 4 più alfa 5 per fi 5. Questa è la nostra predizione, tra l'altro vediamo di mettere anche delle unità di misura, abbiamo i millimetri nelle nostre predizioni e anche nel nostro errore. Φ5 è un terribile newton grado, Φ4 è gradi al quadrato, Φ3 è newton quadri, Φ2 è gradi, Φ1 è newton. E Φ0, come al solito, non ho unità di misura perché è un numero puro. Calcoliamo il nostro errore. E calcoliamoci sigma 0 come somma dei quadrati dei residui fratto i gradi di libertà, tutto sotto radice. Vediamo che torna con lo 0244 che ce l'ha in alto, espresso in millimetri. Quindi 2 decimi di millimetro è l'incertezza con cui io riesco a predire l'allungamento, note, temperatura e forza applicata. Fin qua tutto bene. La cosa da fare sarebbe, come al solito, esprimere nel formato corretto incertezza e stima, quindi 10,9 è alfa 0, che quindi è la lunghezza iniziale, è il reciproco della rigidezza, con un'incertezza anche brutta ma non orribile. La dipendenza dalla temperatura inizia ad essere problematica perché C noi iniziamo a vederlo pari a 0,16 mm per grado con un'incertezza di 0,054 mm per grado. Inizia a diventare veramente brutta. Poi abbiamo 8 per 10 alla meno 5 e quindi qui siamo già a
ad esprimere la stima nel formato corretto, e qua è alfa 1, 3, alfa 3, che quindi è millimetri per newton quadro. Quindi in realtà questo parametro lo stimiamo molto molto bene. Anche nel caso del nostro parametro D proprio, no, nel nostro parametro F, quindi millimetri per grado quadro, veramente un'unità di misura orribile, abbiamo un'incertezza che è praticamente identica alla stima. Attenzione a questi valori perché sono problematici. Qui abbiamo anche qui per la nostra G pari a millimetri su grado su Newton, abbiamo di nuovo l'incertezza compatibile con la nostra stima. Cosa vuol dire questo? Che il modello non è adatto? Non è detto, il modello potrebbe avere benissimo delle basi teoriche valide. L'unico problema è che noi non siamo in grado di dire quanto valga quel parametro, poiché questi tre parametri che ho evidenziato sono perfettamente compatibili con lo zero. Quindi io non posso dire che non sono nulli. Ricordatevi, se l'incertezza è pari alla stima o superiore alla stima, il risultato è compatibile con lo zero, il che significa che non posso dire che non sono nulli. Allora, introduciamo poi un altro concetto piuttosto importante. Il sigma 0 dipende dai gradi di libertà. Quando vogliamo fare l'estensione dei gradi, l'estensione dell'incertezza, io vi ho sempre detto moltiplicate per 2 o per 3 perché pensiamo sempre di avere dei casi abbastanza complessi, esprimibili in forma gaussiana, e pensiamo anche di avere abbastanza punti sperimentali da poter approssimare la nostra distribuzione all'intera popolazione. Questo non è vero quando i gradi di libertà scendono troppo, tipicamente quando sono al di sotto di 20. Quando abbiamo troppo pochi punti, non siamo più autorizzati a moltiplicare per 2 per 3, ma abbiamo bisogno di un fattore di copertura che dipenda non più dalla distribuzione gaussiana, ma dalla distribuzione di Student. Quindi, se io voglio ottenere un 95% della mia y, che in questo caso sarebbe la lunghezza, non posso più usare k uguale a 2. Che viene dalla gaussiana. Ma devo usare la mia distribuzione di Student. La distribuzione di Student, in realtà è data da tante distribuzioni, ciascuna definita dal numero di gradi di libertà, e quindi andrò a definire la mia t di student con, in questo caso, 5 gradi di libertà. Allora, fatemi ricordare. In questa versione vi ho risparmiato un attimo di navigazione, la funzione inv.t. Che mi chiede la probabilità e i gradi di libertà. A questo punto, la probabilità del test di Student a due code, dobbiamo andare a vedere qual è la componente che ne viene esclusa. Al 95%
noi escludiamo un 5%. In particolare, escluderemo un 0,5. Nella probabilità metto 0,05, i gradi di libertà sono 5, sono quelli che ho messo qua. Il solito numero di punti meno numero di parametri. Ottengo un terribile 2,5, quindi la mia incertezza non la posso più moltiplicare per 2 per arrivare al 95%, ma devo moltiplicarla per 2,57. E non c'è andata così bene. Quindi abbiamo due effetti aumentando il numero di parametri. Aumentando il numero di parametri, diminuiscono i gradi di libertà. Diminuiscono i gradi di libertà. Sale sigma 0, ma sale anche k, quindi l'incertezza estesa sale tantissimo. Ora, un bravo sperimentatore a questo punto dice: esiste in letteratura una legge più semplice da applicare che non mi preveda di dover andare a stimare dei parametri che non hanno alcun senso perché sono di fatto escludibili? Sì, ne esistono. E se noi andiamo a vedere, possiamo tranquillamente cancellare G perché è compatibile con lo 0, cancellare F perché è compatibile con lo 0, cancellare C perché è compatibile con lo 0. Quindi il mio materiale in questo caso è del tutto insensibile alla temperatura. Cosa faccio? Beh, è vero che è insensibile alla temperatura? No, non è propriamente detto. Ma con questi punti sperimentali non sono in grado di verificare alcuna sensibilità in funzione della temperatura, poiché è tutto spiegato dalla forza e dal quadrato della forza. Cosa faccio a questo punto? A questo punto clono la mia cartella. Cancello tutto quello che non mi interessa. Quindi cancellerò Φ5, Φ4 e Φ2. Quindi sto di fatto proponendo un esercizio molto più semplice. Numero dei parametri adesso è diventato 3, quindi a parità di punti ho aumentato i gradi di libertà. Mi si è sconvolto ovviamente l'intero problema che avevo proposto. Vado a rifare i conti. Cancelliamo tutta questa parte. Ricordatevi che regrellin è una formula matriciale, quindi devo andare a selezionare prima l'area in cui voglio che venga applicata e poi andare a premere CTRL maiuscolo invio. I parametri sono giustamente diminuiti. Non ho più i problemi di prima. Ho
Ricordatevi che alfa 0 è questa. Questa è la costante che è stata impostata a 0. Gli altri hanno lo stesso identico valore. E qua diventerà molto più facile perché cancelliamo quello che non serve. Quindi abbiamo alfa 0 per φ 0 più alfa 1 per φ 1 più alfa 2 per φ 2. Lasciamo il battezzato 3 che non fa male. Allora, cosa è successo qui? La sigma 0 è aumentata. Quindi comunque qualcosa di l'influenza della temperatura ci aiutava a ridurlo. L'incertezza estesa al 95% è ancora più alta. Potrebbero esserci delle dipendenze da temperatura che non vediamo, oppure altri tipi di dipendenze. Un modo interessante di investigarlo è quello di andare a plottare i nostri residui. Residui in funzione della forza. E residui in funzione della temperatura. Ok, allora, qua abbiamo la forza e qua l'errore. Mi sembrano abbastanza distribuiti normalmente attorno allo zero. Qua abbiamo la temperatura e l'errore. Io vedo una certa tendenza lineare. Allora, cosa posso fare? Posso dire, magari sono stato un po' troppo frettoloso, fatemi reintrodurre la temperatura. Perché? Perché guardando la distribuzione dei miei scarti, residui, errori, tutti i sinonimi, vedo che c'è una papabile dipendenza, anche se molto debole, dalla temperatura. Quindi probabilmente questo aver aumentato l'incertezza, pur avendo ridotto il numero di gradi di libertà, dipende da questa analisi. Ecco, vedete, anche qui è piuttosto importante, l'analisi dei residui è sempre da fare, perché ci fa intravedere eventuali dipendenze che non abbiamo. Che non abbiamo considerato. Una dipendenza piuttosto importante da valutare è sempre quella rispetto al tempo in cui è stata fatta la prova. Può essere in effetti che la grandezza di riferimento vari in maniera non controllata durante la prova. Esempio tipico, ho dimenticato di misurare la temperatura e di considerarla come una variabile di influenza. Durante la prova, il tempo è passato, si è avvicinato mezzogiorno, quindi si è scaldato l'ambiente e ho tutto che pian piano cambia. Allora, vedendolo nei residui, vedrò qualcosa che cresce lentamente e mi chiederò quindi cos'è successo. Ragionevolmente rispondendomi, è venuto più caldo, la prova rifalla, stavolta in un posto a temperatura controllata. Proviamo allora a chiudere questo esercizio.
aggiungendo la temperatura, cancelliamo un po' di note. E a questo punto ci teniamo alla dipendenza solo lineare rispetto alla temperatura. Inseriamo la nostra colonna F2 che è in gradi. Parametri sono 4, i gradi di libertà sono 7. Siamo fortunati, ha già fatto tutti i conti da solo. Dobbiamo solamente ricordarci di aggiungere l'altro parametro che prima mancava. Quindi A0 per Φ0 più Φ1 per Φ1 più α2 per Φ2 più Φ3 per il più alfa 3 per fi 3. Di poco, ma siamo riusciti a spingere verso il basso l'incertezza. Proviamo di nuovo a fare un bel plot degli scarti. Beh, di poco, comunque è quasi dimezzata rispetto a prima. Continua ad essere disperso in maniera normale rispetto a zero, se lo plottiamo rispetto alla forza, e è quasi disperso anche normalmente rispetto a zero, se lo plottiamo rispetto alla temperatura. Direi quindi che questo potrebbe essere un ottimo modello per descrivere il nostro fenomeno. Abbiamo anche l'incertezza al 95%. Cosa ce ne facciamo di questa incertezza al 95%? Beh, allora io direi di andare a plottare il nostro risultato. Y teorico. Y sperimentale. L'y sperimentale magari diamogli un bel indicatore e nascondiamo la linea. Vediamo che stiamo seguendo tutto piuttosto bene. A questo punto sull'y teorico mettiamoci anche una sua incertezza. Tra l'altro, se volete potete aggiungere anche le barre di errore, tranne il nome che è sempre fuorviante, e impostare le barre d'errore come impostare le barre di errore come indicatore dell'intervallo di confidenza. La cosa che dovete andare a specificare però per tutti è l'errore positivo e l'errore negativo, che in questo caso saranno pari. Qui avremo sempre la lunghezza espressa in millimetri. In questo caso qui abbiamo la forza espressa in newton. È molto difficile andare a vedere le barre d'errore in questo caso perché sono molto molto piccole, soprattutto su queste lunghezze. Se però zoomiamo un attimo giusto per vedere, proviamo a vedere tra 18
21. Tra 12 e 17. Eccole lì. Ci sono, molto piccole, ci danno anche un'idea di che cosa stia succedendo. Reimposto tutto. Quindi abbiamo il nostro grafico in funzione della forza. Rifacciamo la stessa cosa in funzione della temperatura. Ovviamente questi andamenti dipendono dalla sequenza con cui sono stati presi i punti. Una soluzione intelligente sarebbe comunque, per diminuire l'incertezza, quella di aumentare il numero dei punti sperimentali a disposizione. Però avete visto un paio di tecniche abbastanza comode per andare a investigare il comportamento di alcuni fenomeni con un metodo che comunque è quello che garantisce un'incertezza da previsione il più bassa possibile. Ovviamente a patto di avere un modello con un senso fisico. Ricordiamoci sempre che deve avere comunque un senso fisico il mio modello. Non posso interpolare qualsiasi cosa su qualsiasi cosa, altrimenti prima o poi troverò delle soluzioni che comunque hanno senso matematico, ma non ne hanno nella realtà.